Perché Allah ha creato Iblis se sapeva in anticipo che cosa avrebbe fatto nel corso della sua esistenza? Questa è una domanda che spesso viene posta dai credenti. Ebbene sappiate che una risposta c'è. Per esempio il grande sapiente Ibn Qayyim rahimahullah dedicò ben 25 pagine di uno dei suoi libri per spiegare questo concetto. Spesso, a volte, forse non comprensibile dalle nostre menti limitate. Allah subhanahu wa ta'ala, come più volte ci dice nel Corano, desidera che i suoi servi siano puri, siano sinceri, siano muttaqin, timorati di lui e del suo castigo. E queste qualità non possono che manifestarsi quando si combatte contro Iblis, contro le sue oscene tentazioni e contro le sue innumerevoli malvagità. Quindi, se Allah subhanahu wa ta'ala ha permesso l'esistenza di questa ignobile creatura, conferendogli dei poteri soprannaturali, non lo ha fatto perché, come sostengono in molti, a lui Azza wa Jal piace il male o per puro divertimento, ma perché sia da stimolo ai credenti di accrescere le proprie qualità. Perché Allah subhanahu wa ta'ala, come ci dice nel suo Corano, ama la pietà che nasce combattendo il male. E quale modo migliore se non farlo con una creatura che rappresenta di fatto l'incarnazione del male? Ed in ciò vi è una grandissima misericordia, anche se noi non ce ne accorgiamo. Specialmente per il fatto che sappiamo che il male è concentrato in lui, e non per esempio come qualcosa di irraggiungibile come l'universo. Inoltre, fu Iblis stesso, come Allah subhanahu wa ta'ala ci racconta numerose volte nel Corano, a chiedere ad Allah una dilazione di tempo e dei poteri per persuadere gli esseri umani, prima che fosse scacciato dal paradiso, dopo essersi rifiutato di chinarsi in segno di rispetto ad Adam alayhi salam. Quindi il fatto che tutt'oggi egli sia vivo e commetta le azioni che commette non è altro che un modo per lui per incrementare i suoi peccati e così la sua punizione all'inferno, perché la sua destinazione è già stata decretata. E Allah subhanahu wa ta'ala si serve di lui e della sua arroganza per mettere alla prova, per testare gli esseri umani e per far comprendere ad essi chi realmente è un servo credente e timorato e chi non lo è o finge di esserlo. Come dice Allah nel Corano in Surah Al-Hijr, disse Iblis, o Signor mio, concedimi una dilazione fino al giorno in cui saranno resuscitati. Allah disse, che tu sia fra coloro a cui è concessa una dilazione, fino al giorno del momento fissato. Disse Iblis, o Signor mio, poiché mi hai indotto all'errore, li attirerò al male sulla terra, rendendolo attraente, e certamente li farò perdere tutti, eccetto i tuoi servi sinceri. Allah disse, questa sarà la retta via da me custodita. Non avrai alcun potere sui miei servi, eccetto i perduti, che ti obbediranno. E l'inferno sarà certo il loro ritrovo.